In Trentino c'è chi costruisce macchine in grado di realizzare pneumatici di enormi dimensioni, i più grandi del mondo. Accade a Rovereto, all'interno dello stabilimento produttivo di Marangoni Meccanica. Il pneumatico alle mie spalle è uno dei più grandi pneumatici del mondo. Ha un diametro dell'ordine dei 4 metri, pesa più di 5 tonnellate e riesce a sostenere un carico di oltre 100 tonnellate. Marangoni Meccanica progetta, costruisce ed assembla qui a Rovereto, in sinergia con l'indotto, macchine in grado di costruire questo enorme pneumatico. Questo tipo di macchinario richiede competenze di ingegneria ad ampio spettro, tra cui in particolare meccanica ed elettronica. Questo che vediamo è un impianto di minori dimensioni del precedente ed è destinato alla confezione di pneumatici fino a 2 metri di diametro circa e del peso dell'ordine dei 1000 kg. È un impianto molto flessibile, è molto produttivo e garantisce alta qualità e ripetibilità del prodotto. Queste caratteristiche sono il risultato di una solida progettazione e di un elevato livello di automazione. Per dare un'idea concreta, questa piccola macchina ha già più di 150 motori. È qui che entrano in gioco le ricerche del Laboratorio Interdisciplinare di Scienza Computazionale della Fondazione Bruno Kessler di Trento. Vedete in questa immagine una schermata dell'interfaccia che è stato sviluppato presso il laboratorio. E in questo caso noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo definito una striscia con geometria trapezoidale e abbiamo fatto in modo di depositare questa striscia su una superficie a geometria nota, ad esempio questa superficie fatta in questo modo che è stata ottenuta attraverso una scansione di tipo laser. La traiettoria che è stata computata dal software viene trasmessa attraverso opportuni protocolli di comunicazione sviluppati con delle tecnologie di tipo informatico ai controllori di logica programmabile che si occupano di movimentare la testa applicatrice e quindi di deporre le strisce sopra la struttura a rocchetto o a carcassa. Per altre attività, in particolare per la movimentazione e per lo spostamento, Marangoni Meccanica si avvale del contributo di Hoist, azienda di Civezzano specializzata nella produzione di macchinari sofisticati che esporta in tutto il mondo. Le macchine, diciamo soprattutto quando ci sono grandi carichi da sollevare, necessitano dei movimenti molto dolci ed è qui che interviene l'elettronica perché ci aiuta notevolmente nella variazione di velocità, nelle rampe di accelerazione e questo per le prestazioni delle macchine. Poi ci aiuta molto nella sicurezza, con limitatori di carico, con radiocomandi per il comando a distanza e con delle apparecchiature di diagnostica che rilevano le anomalie della macchina. Inoltre si è visto che applicando l'elettronica alla meccanica le macchine subiscono un minore stress e quindi ne allungano notevolmente la loro vita. Macchine confezionatrici come quelle che abbiamo visto prodotte in Marangoni Meccanica devono essere in grado di produrre cicli operativi ad alta velocità, riprogrammabili e in complessa sequenza. Questo non sarebbe possibile se la maggior parte delle movimentazioni non fosse eseguita da motori elettrici cosiddetti brushless, che sono gli unici in grado di controllare con precisione e per mezzo dell'elettronica grandezze meccaniche quali forze, accelerazioni, velocità e spostamenti. Ciascuno di questi motori, opportunamente progettato, all'atto dell'installazione deve essere tarato e programmato conformemente alla funzione svolta. Per queste operazioni servono ingegneri esperti di entrambe le discipline, meccanica ed elettronica. Riteniamo che questa tipologia di macchinario continuerà nel tempo e che una valida ingegneria meccatronica continuerà ad essere apprezzata e richiesta. Anche il prodotto Marangoni Meccanica la dice lunga sul valore e sulle prospettive di un'intesa, quella tra le imprese e il mondo della ricerca. I casi di successo in Trentino nascono così.
In Trentino c'è chi costruisce macchine in grado di realizzare pneumatici di enormi dimensioni, i più grandi del mondo. Accade a Rovereto, all'interno dello stabilimento produttivo di Marangoni Meccanica. Il pneumatico alle mie spalle è uno dei più grandi pneumatici del mondo. Ha un diametro dell'ordine dei 4 metri, pesa più di 5 tonnellate e riesce a sostenere un carico di oltre 100 tonnellate. Marangoni Meccanica progetta, costruisce ed assembla qui a Rovereto, in sinergia con l'indotto, macchine in grado di costruire questo enorme pneumatico. Questo tipo di macchinario richiede competenze di ingegneria ad ampio spettro, tra cui in particolare meccanica ed elettronica. Questo che vediamo è un impianto di minori dimensioni del precedente ed è destinato alla confezione di pneumatici fino a 2 metri di diametro circa e del peso dell'ordine dei 1000 kg. È un impianto molto flessibile, è molto produttivo e garantisce alta qualità e ripetibilità del prodotto. Queste caratteristiche sono il risultato di una solida progettazione e di un elevato livello di automazione. Per dare un'idea concreta, questa piccola macchina ha già più di 150 motori. È qui che entrano in gioco le ricerche del Laboratorio Interdisciplinare di Scienza Computazionale della Fondazione Bruno Kessler di Trento. Vedete in questa immagine una schermata dell'interfaccia che è stato sviluppato presso il laboratorio. E in questo caso noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo definito una striscia con geometria trapezoidale e abbiamo fatto in modo di depositare questa striscia su una superficie a geometria nota, ad esempio questa superficie fatta in questo modo che è stata ottenuta attraverso una scansione di tipo laser. La traiettoria che è stata computata dal software viene trasmessa attraverso opportuni protocolli di comunicazione sviluppati con delle tecnologie di tipo informatico ai controllori di logica programmabile che si occupano di movimentare la testa applicatrice e quindi di deporre le strisce sopra la struttura a rocchetto o a carcassa. Per altre attività, in particolare per la movimentazione e per lo spostamento, Marangoni Meccanica si avvale del contributo di OIST, azienda di Civezzano specializzata nella produzione di macchinari sofisticati che esporta in tutto il mondo. Le macchine, diciamo soprattutto quando ci sono grandi carichi da sollevare, necessitano dei movimenti molto dolci ed è qui che interviene l'elettronica, perché ci aiuta notevolmente nella variazione di velocità, nelle rampe di accelerazione, e questo per le prestazioni delle macchine. Poi ci aiuta molto nella sicurezza, con limitatori di carico, con radiocomandi per il comando a distanza e con delle apparecchiature di diagnostica che rilevano le anomalie della macchina. Inoltre si è visto che applicando l'elettronica alla meccanica le macchine subiscono un minore stress e quindi ne allungano notevolmente la loro vita. Macchine confezionatrici come quelle che abbiamo visto prodotte in Marangoni Meccanica devono essere in grado di produrre cicli operativi ad alta velocità, riprogrammabili e in complessa sequenza. Questo non sarebbe possibile se la maggior parte delle movimentazioni non fosse eseguita da motori elettrici cosiddetti brushless, che sono gli unici in grado di controllare con precisione e per mezzo dell'elettronica grandezze meccaniche quali forze, accelerazioni, velocità e spostamenti. Ciascuno di questi motori, opportunamente progettato, all'atto dell'installazione deve essere tarato e programmato conformemente alla funzione svolta. Per queste operazioni servono ingegneri esperti di entrambe le discipline, meccanica ed elettronica. Riteniamo che questa tipologia di macchinario continuerà nel tempo e che una valida ingegneria meccatronica continuerà ad essere apprezzata e richiesta. Anche il prodotto Marangoni Meccanica la dice lunga sul valore e sulle prospettive di un'intesa, quella tra le imprese e il mondo della ricerca. I casi di successo in Trentino nascono così.